Ok, finalmente in viaggio di nuovo, però no finalmente, cioè in viaggio di nuovo. Mi trovo a Westport, che è appunto nella costa west, ovvero ovest, dell'isola del sud. Ho partito un'ora fa e adesso ho un po' di materiale da fare, quindi facciamo dei filmini, facciamo un po' di guida insieme, facciamo un po' di esplorazione. Sono venuto qui al lago per al fiume per lavarmi, perché ho fatto la popò, quindi mi sono già lavato, sono pronto per partire. Qui ovviamente al fiume ci sono queste cazzo di sandflies che ti mangiano vivo, quindi mi sto già grattando. Sono una sorta di moscerini che ti mordono e fanno venire un prurito per 5-7 giorni, e ce ne sono talmente tanti che quando ne ammazzi uno ce ne ha già 4 che ti mordono da tutta un'altra parte della gamba. Qui è un po' maiala. Ma avete chiesto come faccio a fare filmini? Vi faccio vedere, riuscite a vedere? Praticamente leggo, questo è il parabrezza, leggo il treppiedi alla borsa serbatoio e lo sdraio. Ora non lo posso staccare, per questo lo sdraio sul parabrezza e viene qui. E qui ci attacco la telecamera, che può sia riprendere me mentre guido, però in questo caso riprende davanti. Poi posso fare delle varianti, posso riprendere la ruota qua per vedere la ruota che tocca l'asfalto, posso riprendere di lato, posso riprendere in cielo anche se non ha molto senso, e la posso mettere dietro sul portapacchi della borsa posteriore per riprendermi le spalle e riprendere dietro a sua volta, riprendere ai lati. Posso sdraiarla sulla borsa laterale anteriore e riprendermi dal basso o riprendere lato, o posso riprendermi il piede mentre cambio o freno. Insomma, posso fare un po' di combinazioni. Ogni volta mi ci vogliono 15 minuti per preparare il tutto, ma questi sono gli strumenti che ho, per cui me li faccio bastare. Ora scusate, mi gratto in diretta. Io non mi aspettavo sta cosa delle sandflies. In Australia non ho mai avuto questo problema. C'era un monte di mosche, ma le mosche sono solo fastidiose perché ti ronzano intorno, ti vanno sulla bocca, sai. Però una volta che ti sei chiuso in tenda è tutto risolto. Invece cazzo di sandflies ti mordono, ti divorano, e poi quando entri in tenda inizia l'incubo e ti inizia a grattare finché non sanguini. Infatti c'ho tutte le crosse sulle gambe, sembra madonna, sembra che ho la peste bubbonica. Accidenti a loro. Vabbè, comunque continuiamo. Quanti minuti c'ho? 3. Vai, si fa finché non finisce il filmino. Ti piace qua? Non è male, eh? L'acqua poi è pulita, per cui con tranquillità ci si può lavare. Si può eventualmente bollire per farci da mangiare, berla magari proprio in casi estremi, sempre meglio avere un po' di scorta d'acqua, ma comunque. Continuiamo. Merda.